In Inghilterra è molto frequente la revisione dei processi quando si scopre che una metodologia impiegata da un laboratorio non era adeguata al caso. In paragone, la situazione italiana è a dir poco penosa, un'affermazione questa del giudice Edoardo Mori, in cui si evidenzia bene la rigidità del sistema giustizia in Italia. Da che punto di vista? Ne parliamo oggi a 5 minuti con il dottore Eugenio Dorio, genetista forense e biologo forense. Buongiorno, dottor Dorio. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Bene, dottor Dorio, perché in Italia scienze forensi, come la biologia forense, la genetica forense, una volta sviluppatesi, una volta evolutesi, non vengono introdotte nelle loro nuove frontiere nel processo? E che cosa determina questo per il cittadino comune? Quali sono gli effetti sul nostro sistema giustizia? Allora, abbiamo un piccolo problemino di base. Io attualmente seguo un caso in qualità di consulente della difesa, però si tratta di un caso già chiuso, quindi con sentenza definitiva, in quanto si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione. Si tratta di un caso di omicidio in cui tutto il processo nei gradi di merito si giocò sul ruolo del DNA. Infatti il mio assistito venne condannato all'epoca perché il DNA fu ritrovato sul cosiddetto corpus delicti. I giudicanti diedero una forza probatoria forense a questo DNA molto molto forte, tanto addirittura da dire che delle testimonianze che fornivano l'alibi al mio assistito erano falsa testimonianza, per i quali ad oggi ci sono i processi aperti. Che cosa è successo? La sentenza è passata in giudicato. Tuttavia, ho preso il caso come consulente solo dopo, purtroppo, questo passaggio in giudicato, e studiando gli atti mi sono accorto che il DNA ritrovato sul corpus delicti non è, come si è pensato nei gradi di merito, direttamente ascrivibile all'azione dell'assassino, bensì è possibile dimostrare che quel DNA si trova in quel preciso punto perché c'è stata una contaminazione. La contaminazione c'è stata per la violazione dei protocolli di repertazione sulla scena del crimine, un po' quello che già è successo nel famosissimo caso di Meredith Kercher. Dunque, sì, che cosa è successo? È passata questa sentenza in giudicato, però abbiamo una situazione in cui vi è adesso un soggetto condannato ad una lauta pena perché il reato in oggetto è omicidio, ma non vi sono più le prove al suo carico, non vi sono più le prove della colpevolezza. Dunque, in conformità con l'impugnazione straordinaria, l'impugnazione straordinaria, quale la revisione, si necessita di nuove prove che dimostrino appunto l'innocenza del reato. E queste nuove prove, sempre dal sottoscritto tramite un'ulteriore consulenza, sono state identificate in ulteriori elementi scientifici presenti sui reperti, presenti sulla scena del crimine, che illo tempore furono sequestrati dalla magistratura inquirente e dall'APG, ma mai furono analizzati nei precedenti gradi di merito. Tuttavia si è sviluppato un problema di tipo legale a questo punto, perché chiaramente è dimostrato che il condannato è un uomo che è condannato in assenza di prove a suo carico. Adesso ne si chiede l'esame dei reperti, onde fornire alla magistratura giudicante, in accordo con l'istituto della revisione, le nuove prove che ne dimostrino l'innocenza. Certo, e Qui c'è stato un come problema mai di tipo questo normativo. dottor Dorio non viene consentito? Come? Per quale motivo non viene consentito a livello normativo? Non è in contrasto proprio con i dettami anche costituzionali? Nello specifico, il procuratore, pur non avendo nulla da dire per quanto riguarda la sostanza delle consulenze da me prodotte, ha obiettato in merito alla forma, perché vi è attualmente la mancanza di un dispositivo legislativo che impone al procuratore di accogliere le richieste da me fatte, ossia l'analisi dei reperti che furono sequestrati ma mai analizzati e la riesumazione del cadavere della vittima. Sono state rigettate non per mancanza di logicità, sia scientifica che cultura, bensì sono stati rigettati per una mancanza di una disposizione legislativa che dice che il procuratore deve accogliere queste richieste. Come andrebbe colmato questo vuoto normativo, dottor Doio? Questo vuoto normativo,
si traduce direttamente in una, a detta anche del giudice Gennaro Francione, in una violazione è incostituzionale, in quanto è in contrasto con gli articoli 24 e 121 della Costituzione. Dunque, si dovrebbe ad hoc inserire delle norme che, siccome la nostra Costituzione, il nostro ordinamento prevede la revisione, bisognerebbe mettere delle norme ad hoc che specificano che allorquando una difesa, anche di un condannato, richiede ulteriori accertamenti di tipo scientifico sui reperti in uso alla procura, questi reperti vadano concessi in modo tale che la prova e il diritto alla difesa del condannato anche viene comunque garantito, perché noi siamo in uno stato di tipo garantista. Anche perché se no le indagini difensive sarebbero inutili. Ringraziamo il dottor Eugenio Dorio, gli diamo appuntamento per approfondire i prossimi casi in ambito di biologia e genetica forense. Arrivederci da 5 minuti con. Buonasera.